Ciao a tutti, oggi vi parlo del pareggio di bilancio in Costituzione. Questa è stata una riforma della Costituzione fatta nel 2012, che non ha avuto bisogno di un referendum confermativo perché è stata approvata da più dei due terzi del Parlamento, anzi è stata approvata quasi all'unanimità, in quattro letture. Sono state pochissimi contrari, quindi è stata approvata praticamente anche dalle opposizioni. A quell'epoca il Movimento 5 Stelle non era ancora presente in Parlamento, però diciamo in virtù di questo supporto che ha avuto, non c'è stata una grande mobilitazione, pur essendoci dei contrari, non c'è stato un gran dibattito pubblico. Probabilmente non è neanche stata capita fino in fondo, non sono state capite fino in fondo le conseguenze di questa riforma, perché probabilmente sembrava anche un po' una formalità. Inserire il pareggio di bilancio suona come una cosa positiva, senza grosse conseguenze, insomma, sembra anche una cosa quasi, quasi normale, diciamo. Invece il pareggio di bilancio ha una conseguenza molto importante, nel senso che limita lo Stato da solo, si limita nel fare debito. Anche questa sembra una cosa positiva, però cosa vuol dire? Che se c'è un investimento da fare, che dopo può essere ammortizzato in alcuni anni, 3, 4, 10 anni anche, un investimento mettiamo che sia sicuro e positivo, lo Stato non lo può fare se questo investimento andrebbe a sforare il bilancio. Quindi, benché possa essere ammortizzato, questo non si può fare normalmente, diciamo. E con questo mi ricollego un po' a quello che dicevo ieri sugli investimenti dall'estero, perché secondo me sono legate un po' queste due cose. Perché nel momento in cui tu hai le mani legate, che non puoi spendere tanto, sei costretto a dipendere dagli investimenti dall'estero. E questo, come dicevo ieri, può essere un problema. Adesso io non so, non credo che chi ha votato questa riforma avesse in testa, sembra quasi una cosa, una teoria complottistica, no? Pensare che chi ha votato volesse in qualche modo cedere la sovranità, oppure tante importanti decisioni a investitori esteri, a stati esteri, perché in pratica poi si parla sempre di multinazionali che sono legate al mondo della finanza e quindi anche alla politica. E no, non credo che ci sia stata questa volontà da parte di quelli che hanno votato questa riforma, probabilmente l'hanno fatto in piena buona fede, però certamente da parte di, non so, dell'Unione Europea, adesso non mi ricordo esattamente se questa fosse una richiesta contenuta nella lettera inviata dall'Unione Europea al governo Berlusconi, però certamente questa richiesta è venuta dall'estero, non sappiamo dire da chi esattamente, però sicuramente è una richiesta venuta dall'estero. Questo è quello che volevo dirvi. E anche oggi il tempo non è tanto bello, ma sono in una zona un po' diversa, la stazione della metro. Anche qua c'è un altro parco. Guardo un po' intorno. Spero si senta perché sono vicino alla strada. Vi saluto, ciao.